I fenicotteri della Riserva Nazionale della Camarga sono ormai una presenza fissa da migliaia di anni. Tutta questa zona della Provenza è la dimora di oltre 400 specie di uccelli. Secondo gli esperti, però, alcuni si estingueranno, altri come i fenicotteri sopravviveranno nonostante i danni che il cambiamento climatico sta facendo in questa magnifica regione francese. Negli ultimi trent'anni le spiagge si sono ritirate, lasciando il posto a rocce e detriti, la sabbia sta diminuendo piano piano, dice questa signora. In inverno nevica per due o tre giorni, cosa che prima non accadeva mai. L'innalzamento del livello del mare provocherà dei cambiamenti irreversibili nell'ecosistema della zona. Gli scienziati ritengono che l'alta marea cambierà anche la salinità, così come altererà le proprietà del famoso riso della Camarga, unico per il suo colore rosso e il sapore di nocciola. E della salinità. Abbiamo visto molti effetti dell'innalzamento del livello del mare, del cambiamento della salinità del suolo. Il terreno ora è salato, l'erba cresce di meno, perdiamo la qualità dei nostri pascoli e anche finanziariamente più difficile. Il mare avanza inesorabilmente, le barriere artificiali che attualmente proteggono la costa non potranno resistere. Le tempeste che oggi sono di intensità moderata diventeranno sempre più forti, dice questo esperto, e alla fine di questo secolo è possibile che diventino dei fenomeni anche devastanti. Anche se le mareggiate avessero la stessa intensità di quelle odierne, l'innalzamento del mare provocherà onde molto alte e questo fenomeno metterà in pericolo il litorale e molte località della costa mediterranea.